Asti, interrogatorio di garanzia nel carcere di Quarto per Michele Buoninconti, il marito di Elena Ceste, accusato di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Mattina di tensione a Cuneo, dove gli ambulanti hanno protestato per i continui spostamenti dei banchi del mercato. Torino, l'ASL Torino 5 fa dietro fronte e riporta a 8 ore i turni dei dipendenti che aveva allungato a 12 per risparmiare. 30 lavoratori promettono comunque il ricorso al TAR. Il circolo dei lettori prepara l'arrivo a Novara, prende corpo la convenzione sottoscritta con la Fondazione Teatro Coccia. Gentili telespettatori del Piemonte, ben ritornati a Monitor. Andiamo subito ad Asti, come abbiamo sentito dai titoli, dove è in corso l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Quarto per Michele Buoninconti, il marito di Elena Ceste, accusato di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Avrebbe potuto avvalersi della facoltà di non rispondere, invece ha scelto di rispondere a tutte le domande del GIP, e il funerale della donna, lo ricordiamo, si svolgerà sabato a Govone. Avrebbe potuto avvalersi della facoltà di non rispondere Michele Buoninconti, il marito di Elena Ceste, l'unico accusato di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Invece ha risposto a tutte le domande del GIP nell'interrogatorio di garanzia che si è tenuto in carcere a Quarto d'Asti, dove si trova da giovedì in custodia cautelare. Con lui il suo avvocato Chiara Girola, che all'uscita dalla casa circondariale ieri è fuggita sulla sua automobile senza rilasciare alcuna dichiarazione. Il nostro riserbo è in linea con la nostra strategia difensiva, così ha detto Alberto Masoero, il legale che affianca la Girola nella difesa. Non posso esprimermi sull'innocenza del nostro assistito, abbiamo deciso di non parlarne, ha aggiunto. Anche in paese nessuno vuole più parlarne, troppo è già stato detto sui giornali, in TV e in radio. Il funerale della mamma di Motta di Cossiglione d'Asti si terrà sabato nella chiesa di Govone, paese dove la famiglia Ceste è torinese, ha la seconda casa. La cerimonia sarà celebrata in forma strettamente privata da Don Giacomo, sacerdote del paese. Ieri i legali della famiglia della donna hanno avuto l'autorizzazione a poter tumulare il corpo, rimasto finora a disposizione dell'autorità giudiziaria per accertamenti. La storia continua a far discutere, anche negli ambienti giudiziari. Ora andiamo a Cuneo, dove le nostre telecamere hanno ripreso la mattina di tensione che ha avuto come protagonista un gruppo di ambulanti del mercato che hanno protestato duramente contro il comune per il continuo spostamento dei loro banchi. Vediamo cosa hanno detto ai nostri microfoni. Si può aprire la caserma cantore, che gli ambulanti devono sparire perché la tangente deve essere stata proprio grossa. Allora mettete i telefoni sotto controllo, rompete il telefono. E lo dico davanti ai carabinieri, dai, voi due, dai. Che qualcuno mi denunci per diffamazione, dopodiché andiamo in tribunale a spiegarlo. Parole forti e clima teso questa mattina a Cuneo. Una manifestazione degli ambulanti del mercato ha letteralmente bloccato la città in quello che doveva essere un giorno in cui le bancarelle dovevano animarla. I commercianti hanno chiesto una soluzione definitiva ai continui spostamenti che hanno subito negli ultimi mesi, domandando all'amministrazione comunale delle risposte che però non sono arrivate. L'assessore Roseo ha incontrato i commercianti in piazza Galimberti, sede del mercato, ma l'effetto concertativo non ha avuto successo, dato che le parole usate dalla rappresentante della giunta non hanno fatto altro che mandare fuori dai gangheri i commercianti. Successivamente, intorno all'ora di pranzo, una delegazione di manifestanti è stata accolta in comune dal sindaco, ma la rappresentanza, si diceva tra chi protestava, è stata selezionata accuratamente tra i più moderati e non aveva il polso della situazione. Insomma, un nulla di fatto, ma gli ambulanti giurano che continueranno a farsi sentire. Questa mattina siete in sciopero, c'è una manifestazione dei commercianti di Cuneo. Quali sono i motivi di questa manifestazione? Sciopero
per la viabilità, riaprire la nostra viabilità qua in Piazza Galimberti, rimettere i banchi in via Roma e trovare una sistemazione per questo casino che si è creato qua da maggio in avanti. Anche perché la posizione delle giostre in queste settimane vi ha creato ulteriori disagi, poteva esserci un'altra soluzione? Ma sì, era quella di metterle in via Nizza, perché le giostre sono anni che ci sono e non si è mai stato creato sto casino. Quest'anno purtroppo si è creato, visto che essendoci via Roma chiusa abbiamo già i banchi nella strada e gli altri 21 banchi che avrebbero dovuto spostarsi non ci stavano e volevano accavallarceli tutti insieme lì. E noi abbiamo chiesto di metterli in corso Nizza per 4 martedì e non è stato fatto. Quindi la vostra soluzione preferenziale sarebbe quella storica, ovvero la via Roma. Via Roma, che ritornino i banchi appena è finita la ristrutturazione di via Roma. E questi 4 martedì che ci sono le giostre, i banchi, quei 20 banchi che dovevano spostarsi, metterli in corso Nizza. Poi che torni via Roma, logicamente, con la viabilità qua riaperta al traffico e le fermate dei pullman di nuovo lì ai posti loro. Ora torniamo a Torino e parliamo ancora una volta di sanità, perché l'ASL Torino 5 ha fatto dietro front di fatto e ha riportato a 8 ore il turno del suo personale infermieristico dopo che l'aveva invece prolungato a 12. Questo a decisione, questo dietro front, a causa di un ricorso al TAR che 30 dipendenti dell'ASL Torino 5 hanno minacciato e che comunque questo cambio di orario non fermerà i dettagli. A volte succede anche che i dipendenti riescano a far cambiare idea all'azienda. È accaduto a 30 infermieri e operatori sociosanitari dell'ASL Torino 5, quella che comprende Chieri, Carmagnola, Moncaglieri e Nichelino. Hanno annunciato un ricorso al TAR contro i turni di 12 ore imposti dalla loro direzione, dopo il malore che ha colpito il caposala dell'ospedale Martini di Torino, ricoverato per emorragia cerebrale inizio gennaio, proprio a seguito di un turno da 12 ore. L'ASL Torino 5 ha cercato di evitare il TAR e ha annunciato via mail il dietro front. L'azienda ricondurrà la turnazione, dicono, fin da subito ai turni contrattualmente previsti sulle 8 ore, riservandosi di valutare con le organizzazioni sindacali eventuali altre dinamiche organizzative. Questa decisione però non ha fermato i 30 dipendenti, che hanno comunque affidato il ricorso agli avvocati Antonella De Laurenti ed Elena Pisani. La questione è certamente economica, ma anche di principio, per accendere un riflettore sui rischi professionali e sulle potenziali conseguenze per i malati. All'ASL Torino 5 i turni da 12 ore erano stati introdotti in via sperimentale nel 2013, come già accade e continua ad accadere in altri ospedali di Torino, come il CTO e il Martini. Sulla carta avrebbero dovuto garantire solo 3 giorni di lavoro alla settimana, con ampio tempo di recupero delle forze dopo i turni in corsia. A conti fatti, invece, i dipendenti hanno denunciato 5-6 giorni di lavoro consecutivo e stipendio ridotto, con ricadute sulla salute. I sindacati denunciano lavoratori caduti in depressione, altri con difficoltà a regolare il sonno, altri ancora paralizzati dalla paura di commettere errori sui pazienti. Dopo il ricovero del caposala del Martini, il PM Raffaele Guariniello aveva aperto un'inchiesta. Intanto l'assessore alla sanità Antonio Saitta aveva anche chiesto al Ministero dell'Economia di sbloccare il turnover e far entrare in Piemonte 600 tra medici e infermieri. Richiesta che però Roma ha momentaneamente bocciato, giudicandola prematura vista la situazione dei conti regionali. Il nuovo tavolo di concertazione è previsto a fine marzo. Parliamo ora dell'inceneritore di Torino, che brucerà il 15% di rifiuti in più rispetto ad ora. Entro un paio di mesi, infatti, potrà smaltire quasi 500.000 di tonnellate di immondizia l'anno, praticamente tutta quella che viene prodotta a Torino e provincia. Nelle scorse settimane TRM, la società che gestisce l'impianto del Gerbido e che è controllata, lo ricordiamo, all'80% dal gruppo Irene e al 20% dal Comune di Torino, ha chiesto di poterne aumentare le capacità, come consente il decreto Sblocca Italia. Il testo, infatti, obbliga le regioni ad autorizzare
valorizzare la massima capacità possibile. L'inceneritore, che dallo scorso anno funziona a pieno regime, ha una capacità massima di 500.000 tonnellate l'anno, ma attualmente è autorizzato a trattarne 420.000 circa e ora salirà fino a quota 490.000 tonnellate. Bruciando più immondizia, TRM aumenterà ovviamente i ricavi. Trattare una tonnellata di rifiuti infatti vale 105 euro e smaltirne 60-70.000 in più all'anno vuol dire anche guadagnare 7 milioni di euro in più. La norma del governo che consente di aumentare queste bruciature in più ha sollevato numerose polemiche. I tecnici dell'Assoarpa, per esempio, temono ricadute negative sulla qualità dell'aria ed è preoccupato anche il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle, che ricorda le continue anomalie nel funzionamento dell'impianto. TRM invece esclude che il temporaneo superamento del limite di monossido di carbonio possa determinare impatti negativi sulla salute della popolazione oppure sull'ambiente. Ora andiamo ad Alessandria, dove continua la polemica del consigliere comunale Emanuele Locci sulle condizioni del trasporto pubblico locale alessandrino. Infatti ancora Locci non riesce ad accedere al contratto di servizio che ha richiesto di visionare, il contratto di servizio tra la provincia e la società consortile SCAT. Ecco l'intervista. Emanuele Locci, qualche difficoltà nell'accesso ai dati per quello che riguarda il trasporto pubblico, naturalmente dati che poi possono essere interessanti per capire qual è la situazione del trasporto pubblico a livello provinciale e quali sono i prossimi passaggi per arrivare finalmente in possesso di questi dati e poi muoversi di conseguenza come nei compiti, diciamo, dei consiglieri comunali e provinciali. I dati che sono importanti perché riguardano sia l'attività ispettiva della provincia verso le aziende del trasporto pubblico locale che le segnalazioni che vengono dagli utenti, dai dipendenti in merito all'idoneità dei mezzi per offrire un servizio, in merito a quelli che sono tutti i problemi connessi al trasporto pubblico locale, e problemi sappiamo che ce ne sono molti. Quindi secondo me sono documenti che devono essere esaminati con attenzione. Secondo la legge 241 del 90, entro 30 giorni l'amministrazione provinciale doveva fornirmi questi documenti che io ho richiesto e questo non è avvenuto. Mi sono allora rivolto a un consigliere provinciale, sindaco di Cassine, Baldi, per chiedere che sottoscriva questa richiesta di accesso agli atti, cosa che ha manifestato grande disponibilità e ha fatto. Quindi, essendo già pronti i documenti, questi dovranno essere presentati nel più breve tempo possibile, devono essere forniti a lui e quindi poi andremo a esaminare cosa c'è in questi documenti e perché la provincia non vuole farceli vedere. E poi che cosa farete? Poi stiamo preparando un'interpellanza per chiarire tutta una serie di questioni, soprattutto non avendo la disponibilità dei dati, allora queste questioni devono essere chiarite chiedendolo ai responsabili politici, quindi dell'amministrazione. Questa interpellanza al momento è strutturata in circa 50 quesiti, quindi non so se faremo 50 interpellanze diverse o un'unica con 50 quesiti. Io la presenterò all'amministrazione comunale, in quanto il servizio di trasporto pubblico locale interessa ai cittadini di Alessandria anche, e quindi il sindaco di Alessandria e il presidente della provincia può benissimo rispondere, e chiedo la disponibilità a tutti i consiglieri provinciali, non mi interessa di che orientamento politico, a sostenere questa stessa interpellanza, a sottoscriverla e a presentarla al sindaco di Alessandria anche nella sua veste di presidente della provincia, perché deve essere fatto chiarezza sulla sicurezza dei mezzi. Non si può scherzare, perché ci sono sopra delle persone che lavorano, ci sono sopra delle persone che usufruiscono di un servizio che è molto costoso per tutta la comunità in termini di finanziamento pubblico, e quindi deve essere impeccabile e sicuro per tutti. Cuneo è la città della prostituzione? Questa domanda se lo sono posta i nostri giornalisti e i giornalisti del settimanale Cuneo 7, anche a seguito delle recenti indagini dei carabinieri sul territorio di Cuneo, ma soprattutto anche a seguito delle lettere che sono giunte nelle nostre redazioni denunciando delle situazioni di prostituzione appunto in città. E quindi vediamo nel servizio se davvero Cuneo è una città di questo tipo. È della scorsa settimana la notizia dell'individuazione da parte dei carabinieri di una base operativa in pieno centro Cuneo di un fiorente giro di prostituzione. L'indagine ha portato all'arresto di una donna sudamericana e all'indagine a carico di una coppia.
Nel numero della scorsa settimana di Cuneo 7, poi, due signore lamentavano, tramite una lettera alla redazione, la presenza di una prostituta in una casa popolare. Insomma, sull'altopiano non può passare più di una decina di giorni senza che ci sia una nuova storia di sesso e soldi da raccontare. La domanda che è naturale porsi è se il fenomeno ha una proporzione maggiore rispetto al resto d'Italia. Secondo alcune inchieste giornalistiche, il cuneese sarebbe terreno fertile per le prostitute, ma alcune dichiarazioni ufficiose delle forze dell'ordine spiegano che tali dati vengono redatti in base agli annunci sui siti internet specializzati e non sono attendibili. Motivazione? Molti annunci ricondurrebbero la stessa meretrice, falsando i dati. È scontato dire che c'è un interesse a sottostimare il fenomeno, ma la teoria ha comunque un fondamento. Anche se ogni settimana raccontiamo di un evento che ha a che fare con il sesso a pagamento, non ci sono dati ufficiali che parlino di un caso Cuneo, quindi non possiamo fare a meno di trattare l'argomento con una visione più ampia. Recenti statistiche raccontano che gli italiani che hanno frequentato almeno una volta una prostituta nella loro vita siano 9 milioni, di cui solamente il 40% ha meno di 25 anni. Se non si vuole analizzare la questione dal punto di vista prettamente moralistico, ma oggettivo, è evidente che una soluzione al problema ci sarebbe: l'abolizione della legge Merlin e la riapertura delle case chiuse. Ancora oggi, però, a 15 anni dall'inizio del XXI secolo, i cattolici fanno muro contro il referendum sulla possibilità di riaprire alle cosiddette case di tolleranza. Infine, un altro aspetto porterebbe a pensare che quello dei cuneesi sia un vero e proprio vizietto. Il sito Mosca Rossa, famoso portale per incontri, cita Cuneo tra le sue città più affezionate. Verità o male lingue? Ora torniamo a Torino. Il Circolo dei Lettori di Torino prepara l'arrivo a Novara. Prende corpo infatti la convenzione sottoscritta con la Fondazione Teatro Coccia, reso noto il nome dei vincitori del bando per la gestione del servizio di ristorazione del Broletto di Novara, che sarà la prossima sede del Circolo dei Lettori. Ad aprile i primi appuntamenti del calendario delle manifestazioni che ricalcheranno la formula già sperimentata a Torino. Alla fine ce l'ha fatta, il Circolo dei Lettori di Torino sbarca a Novara e lancia una testa di ponte nel cuore della città. Il nuovo polo aprirà i battenti all'interno del Broletto, storico palazzo medievale e sede museale novarese. Un'operazione resa possibile grazie alla convenzione sottoscritta con la Fondazione Teatro Coccia, proprietaria del complesso monumentale, che ha affidato al circolo tutte le attività della caffetteria. Ora il modello ampiamente sperimentato nelle sale di Palazzo Graneri a Torino troverà nuovi spazi e nuovo pubblico. Primo passo del circolo è stata la ricerca di un gestore proprio per i servizi di ristorazione, così come espressamente previsto dalla convenzione con la Fondazione Coccia. Il bando, avviato tramite una procedura informale, si è chiuso lo scorso 16 gennaio. Ad occuparsi delle manifestazioni di interesse uno studio legale. Primo requisito per poter concorrere all'assegnazione, la disponibilità a collaborare con le attività del circolo, esclusi a priori catene in franchising e grandi gruppi imprenditoriali. Ad aggiudicarsi la caffetteria, due giovani imprenditori del settore ristorazione, Andrea Mori e Luca Coan. Il diritto di gestione durerà 4 anni con un'opzione per i due successivi. 24.000 euro il canone fisso più una royalty da 6.000 euro per l'uso del marchio Barney Circolo dei Lettori. Ora dovranno iniziare i lavori per il riallestimento della caffetteria, spazio vuoto da ormai 3 anni. La tabella di marcia del Circolo dei Lettori prevede di iniziare le attività nel mese di aprile. Primi appuntamenti collaudati gruppi di lettura, cui seguiranno presentazioni, recensioni e incontri con autori. Tutto nell'ottica di fare del Broletto, spiegano dal circolo, una struttura di ospitalità, inaugurando la creazione di un vero e proprio sistema di proposte culturali sul territorio, in accordo con le linee guida della Regione Piemonte e dell'Assessorato alla Cultura, guidato da Antonella Parigi, che del Circolo dei Lettori è stata ideatrice e direttrice fino alla primavera scorsa. Ora torniamo nell'Alessandrino e parliamo di vino. Sono i produttori stessi del consorzio Ovada di OCG che si sono lanciati in una serie di iniziative promozionali per far conoscere meglio il loro vino, che è ancora invece poco diffuso sul territorio. E sabato scorso, in una cantina, il primo incontro con la stampa nazionale per una verticale storica fino al 1985. Ci sono vini che per diversi motivi sono già molto noti a livello nazionale e internazionale e altri che, pur avendo caratteristiche estremamente interessanti, hanno ancora bisogno di promozione. Il dolcetto di Ovada da non molto tempo ha la possibilità di fregiarsi con il titolo Ovada di OCG, con la denominazione di origine controllata e garantita.
Non sempre gli enti pubblici però sono in grado di occuparsi della comunicazione, a volte per motivi economici, altre volte per una mentalità che ancora in parte andrebbe mutata. Per questo i produttori dell'Ovada si sono riuniti in un consorzio e, rimboccandosi le maniche, stanno provando con tutte le loro forze a organizzare occasioni di promozione con il pubblico e con la stampa anche a livello nazionale, per trasmettere il loro entusiasmo e la loro storia direttamente a chi poi ne scriverà sui giornali. Effettivamente anche io stesso sono poco abituato a valutare i vini come delle nostre terre con questi periodi di invecchiamento, però il vino viene spesso valutato per la sua bontà solo quando sa invecchiare, quindi volevamo uscire da quella logica di vino quotidiano ed entrare dentro a quello che invece è il territorio dei grandi, perché riteniamo di avere un posto che ci spetta, e con il consorzio stiamo anche cercando di raccontarlo in modo fattuale per far sì che le persone del territorio possano crederci e cominciare a cantare in coro per andare in quella direzione che ci vede verso il nostro posto in Piemonte, verso un'Ovada importante. Abbiamo coinvolto anche aziende non del consorzio, ma importanti per il territorio, per far sì di far vedere quello che stiamo facendo, perché l'obiettivo appunto è andare avanti insieme, andare avanti bene e dare un segnale di vino a tutto tondo. Il Dolcetto secondo noi è un bel vitigno, dalle nostre parti come in Borgogna ha la caratteristica di essere molto plastico, può invecchiare e lo abbiamo fatto assaggiare, ma può anche essere venduto e bevuto giovane. Un consorzio che si sta muovendo sicuramente molto bene a livello regionale ma anche a livello nazionale, un consorzio nato piuttosto di recente con intenzioni importanti anche per il futuro. Assolutamente, noi abbiamo fatto i nostri primi passi, siamo nati più o meno un anno e mezzo fa e in questo momento stiamo muovendo i primi eventi con i giornalisti, la stampa organizzata, siamo ai nostri primi passi, non abbiamo nessuno che ci sta dando una mano a fare queste cose, lo stiamo facendo in casa come facciamo il vino, però diciamo che il bello di un territorio piccolo di dimensioni è quello di mostrarsi per quello che si è e quindi lo stiamo facendo in modo spontaneo, gli associati servono i bicchieri, raccontano i vini e noi stessi ci mettiamo in gioco per capire quello che sbagliamo e da una parte quello che di bello abbiamo per promuoverlo. I produttori di Ovada come stanno vivendo questo momento di difficoltà anche economica? Poi oltretutto questa zona è stata colpita anche dalle recenti alluvioni. Sicuramente non è l'unica calasse quella dell'agricoltura ad essere stata colpita dall'alluvione, quindi la stanno vivendo un po' come tutto il contesto, con la voglia di ripartire, di andare avanti, e forse l'attività del consorzio è anche un'attività che cerca di dare una forza, una direzione, un credo, se vogliamo, in quello che abbiamo sotto i piedi, che non abbiamo mai valutato, perché di fatto noi che facciamo Ovada lo vediamo come se fosse oro, anzi lo crediamo, però ancora dobbiamo passare quel momento per farlo entrare dentro la persona, perché i concetti finché si dicono ma non ci si crede è difficile. Ecco, questo serve per ripartire, questo è quello che stiamo facendo per andare avanti. Ed era l'ultimo servizio per il nostro telegiornale, grazie a tutti voi per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni. We'll be right back.